E apriamo, come sempre a quest'ora, dal lunedì al venerdì, la nostra parentesi social che oggi vede protagonista la nostra Nadia. Racconti di marca. Racconti di marche, scusa Nadia, ho sbagliato. Tranquilla, ciao Mary, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, ho visto un tweet dell'ultimo secondo, parliamo di Osimo, oggi ci porti ad Osimo. Sì, oggi mi porto a Osimo per vedere due cose che sono un po' diverse tra loro ma collegate, quindi potrebbe essere una idea interessante per un fine settimana. Sì, siamo pronti a viaggiare, abbiamo allacciato le cinture e partiamo. Allora, la settimana scorsa vi ho parlato di arte, vi ho parlato dell'arte del Novecento andando a Macerata a Palazzo Ricci. Questa settimana vi parlo ancora di arte, ma andiamo qualche secolo più indietro, ossia andiamo nel barocco, in quanto questo è l'ultimo fine settimana di una mostra che ha avuto un grandissimo successo ed è stato un po' l'evento cult a livello culturale delle Marche, che è la mostra da Rubens a Marappa riguardante il barocco dell'Anconetano. So che ne avevate anche voi parlato su informazione.tv. Sì, sì. E questo, niente, la mostra doveva finire a metà dicembre, però visto il successo è stata prorogata, però ecco, siamo arrivati purtroppo oramai alla fine, quindi questo sarà l'ultimo fine settimana in cui sarà visitabile. Anzi, ho visto proprio oggi che domenica in mattinata ci sarà una conferenza stampa, ci sarà anche il curatore della mostra che è Vittorio Garbi. La mostra è interessante in quanto ripercorre le tappe degli artisti più importanti del barocco anconetano e si ricollega ad una mostra che ci fu qualche anno addietro a San Severino, sempre ricordante il barocco, questa volta però del maceratese. Non so se avevi avuto modo di vederla tempi addietro. No, devo dire di no. Era interessante, quindi diciamo riprende quello che era stato un racconto del barocco nelle Marche, partendo prima nel maceratese e poi nell'anconetano. Le opere che sono esposte ad Osimo sono di autori interessanti, come appunto da Rubens a Marappa, e che è poi il sottotitolo della mostra, e ci sono anche opere di Reni, di Guercino, di Guerriere e di Pomarancio. Il pezzo forte della mostra è un arazzo che è abbastanza differente, diverso dagli altri, perché uno quando pensa agli arazzi immagina comunque delle opere un pochino sbiadite, un po' questo marroncino, solitamente uno l'ha visto sempre di questo tipo di colore, no? Andando in giro. Quello invece che è in una delle opere di pezzo forte, che è in allestimento, ha dei colori interessantissimi, in quanto è stato un arazzo di Rubens che è stato sempre conservato nella diocesi di Ancona, quindi non è stato quasi mai esposto alla luce e ha conservato tutti i suoi colori pastello e brillanti, e siccome poi è grandissimo, quando si entra in una di queste sale si vede l'impatto, è veramente notevole. Quindi questa è una delle cose da poter vedere, poi ci sono tante altre opere. La mostra si trova a Palazzo Campana di Osimo ed è nella parte finale della città, quindi se uno un po' conosce Osimo basta che si fa il corso, nella parte opposta di dove c'è la Piazza del Comune. E anche il palazzo dove ci sono queste opere è molto bello e c'è anche una, si vede solo l'ingresso, una interessante ampia biblioteca. L'altra cosa che vi vorrei suggerire, quindi non solamente di arte, è poi di andare dall'altra parte della città, quindi rifarsi il corso, e di andare alle grotte sotterranee di Osimo. Queste non so se l'avevi mai avuto modo di vederle o le conoscevi. Guarda, mi trovi ignorante su tutto oggi, non sono preparata. Io un po' di più in provincia di Ancona. Mi sa di sì. Allora, sono tantissime le città marchigiane che hanno comunque un sistema di cunicoli sotto la città, credo anche Fermo anche abbia Fermo. Qualcosa. Sì, 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 anche Fermo, te lo confermo, è una città sotterranea praticamente, esiste un'altra Fermo, ci sono delle pubblicazioni. Io ho avuto modo anche di fare una piccola visita qualche anno fa ad alcuni cunicoli ed è veramente qualcosa di straordinario, sì.
E anche Osimo ha una parte interessante sotto la città, si chiamano le grotte del Cantinone, sono grotte in arenaria, cioè praticamente sabbia compatta, e quindi se uno le tocca senti i granellini di sabbia che le compongono, e sono aperte solo da pochi anni, solamente una piccola parte che però comunque ti permetterà di fare una visita di un'ora, quindi non è neanche così piccola, è aperta al pubblico, ed è interessante perché si entra appunto in questo mondo magico scavato, dove illuminato anche in maniera molto suggestiva, e è ancora più suggestivo pensare che invece queste grotte venivano utilizzate da tempi passati e fino a tempi poco recenti senza luce, quindi con il sistema con le torce era anche più emozionante, immagino, poterle percorrere. Erano utilizzate per conservare il cibo, in quanto la temperatura era sui 13-14 gradi, ma poi soprattutto come azione di difesa, basti pensare anche al recente conflitto mondiale, o per spostarsi da una parte all'altra. La parte che può essere visitabile è sotto a un convento ed è quindi molto interessante perché su queste pareti, che sono facilmente poi, essendo fatte di sabbia compatta, si possono incidere, e ci sono delle opere anche incise appunto sulle pareti. E la parte più interessante è appunto quella della una specie di cappella dedicata a San Francesco, perché proprio sotto la chiesa di San Francesco, dove i frati si riunivano con tutte cappelle laterali e un bassorilievo scolpito con il frate. E quindi sono molto belle da poter vedere. Beh, devo dire che mi hai rapita, ti ho ascoltato con grande attenzione, come dici tu, sicuramente devo venire un po' di più nell'anconetano, mi manca. Fantastico. Fare qualche giro. Sì, devo venire di più con voi, quello è sicuro. Quindi niente, il programma che vi offro per questo fine settimana è di approfittare per gli ultimi 2 giorni di questa mostra del barocco che vale veramente la pena. E poi, visto che sei in Osimo, a 5 minuti a piedi, e questa volta si accede dalla piazza del comune, poi basta seguire le indicazioni, di visitare le grotte. E poi, visto che poi anche Osimo è una bella città che offre tanto, anche un bel corso, ci sono anche saldi, quindi unisce anche l'utile al dilettevole. Sicuramente si approfitta. Voi intendo chiaramente Ilaria, Luca, Simona e tu e Chiara, ovviamente domani non andrete a Osimo ma verrete a fare una visitina a Fermo, in particolar modo a Radio Fermo 1, e quindi vi aspettiamo. Sì, siamo pronti, ci siamo già organizzati, quindi domani alle 11 siamo da voi. Preparate un hashtag ad hoc, io direi. Sì, infatti adesso ci pensiamo, diciamo che la generatrice di hashtag solitamente è Ilaria, che adesso sta fuori per un convegno a Treviso, ma l'impegno ci penserà, e quindi prepareremo un hashtag ad hoc per poterci seguire su Twitter. Grazie, grazie. Ritwitteremo, insomma faremo di tutto e di più, domani saremo molto social. Per quanto riguarda invece il nostro appuntamento consueto, Nadia, noi ci risentiamo venerdì prossimo con i tuoi itinerari, e poi domani chiaramente ci faremo una bella chiacchierata tutti insieme, finalmente riuniti qui in radio. Perfetto, allora a domani e poi a venerdì prossimo.